L'euro oscilla nel rapporto con il dollaro americano mentre Jean-Claude Trichet affronta le ultime settimane del suo mandato di 8 anni al vertice della Banca Centrale Europea. La sterlina britannica si indebolisce per il secondo giorno contro il dollaro in attesa della decisione sui tassi di interesse da parte della Bank of England, che potrebbe annunciare il potenziamento del suo programma di acquisto di obbligazioni statali. Lo yen giapponese registra un modesto apprezzamento al cambio con il dollaro americano. Di mercato valutario parliamo in questo video con Gabriele Vedani, direttore generale Italia di FXCM Forex Capital Markets. Ciao Gabriele. Buongiorno a tutti. Allora, la valuta delle 17 nazioni europee oscilla al cambio con il dollaro americano. Alcuni economisti prevedono che la Banca Centrale Europea possa tagliare i tassi di interesse mentre appunto gli esponenti della Banca Centrale Europea si stanno incontrando per prendere una decisione. Ma a prescindere dalle previsioni, che ovviamente sono benvenute se vuoi farcele, Gabriele, voglio proporti una stranezza che ho notato nel sondaggio. Un sondaggio fatto tra 52 economisti prevedono che appunto la media, diciamo, prevede che la Banca Centrale Europea ridurrà l'attuale livello dei tassi di interesse 1,5%. 6 di coloro dicono che la Banca Centrale Europea li taglierà di mezzo punto percentuale e 5 invece si aspettano una riduzione di mezzo punto percentuale all'1,25%. Il resto predice nessun cambiamento. Dunque, la cosa che vorrei sottolineare è questa: è la prima volta dal giugno del 2010 che gli economisti che vengono interpellati per il sondaggio di stima su quello che farà la Banca Centrale Europea non hanno un giudizio unanime. Ma sì, questo è un po' figlio del cambiamento in atto, del cambiamento atteso sulla politica della banca stessa. Ossia, è molto più facile fare previsioni e avere un consensus appiattito, se vuoi, quando il trend è chiaramente in salita e in discesa. Oggi, probabilmente, io non penso che sia così, ma comunque qualcuno, come hai citato giustamente tu, pensa che ci potrebbe essere un cambiamento di quello che è la politica che ultimamente è stata, diciamo, correttiva nel senso restrittivo dell'offerta monetaria. Quindi il fatto che oggi si cominci a pensare che i tempi siano maturi per la Banca Centrale Europea per invece riportarsi su una posizione più espansiva rende più difficile prevedere quando effettivamente avverrà. Io ritengo, come ho già detto, quindi ho già dato la mia previsione, che non ci saranno cambiamenti oggi a livello dei tassi. Penso che però sia molto importante, più che guardare la decisione dei tassi stessi, sempre ammesso che non ci sia una sorpresa, appunto, sarà molto importante, come al solito, ascoltare le parole di Trichet. Quindi, per capire che tipo di percezione ha la Banca Centrale Europea del quadro macroeconomico attuale, che tipo di importanza viene dato ai vari target, quindi se ancora e sempre la stabilità dei prezzi rimane il target primario o se piuttosto le difficoltà sulla crescita, soprattutto le difficoltà sui debiti sovrani abbiano in qualche modo preso il sopravvento. È chiaro, evidente che un contenimento del costo del finanziamento oggi più che mai sarebbe importantissimo appunto per quelle nazioni che sono più in difficoltà nel finanziamento del proprio debito pubblico. L'ultimo incontro della Banca Centrale Europea, presieduto da Jean-Claude Trichet, prima che appunto l'attuale presidente lasci il posto di presidenza, l'italiano Mario Draghi, il 1° di novembre. Eppure, Gabriele, l'eredità che lascerà Jean-Claude Trichet si sta ancora scrivendo. Oggi l'ultimo incontro viene presieduto eccezionalmente a Berlino e non a Francoforte, dove di solito appunto la Banca Centrale Europea si riunisce nella propria sede. Trichet potrebbe ancora essere forzato a portare la Banca Centrale Europea dentro un territorio nuovo prima di passare appunto la presidenza a Mario Draghi. C'è la Grecia che si sta avvicinando all'insolvenza e la Banca Centrale Europea è sotto pressione perché mostri la propria potenza di fuoco per ravvivare anche il mercato obbligazionario della zona euro, sia che lo faccia da sola o che lo faccia tramite il fondo di aiuto europeo. Ma io ho una mia posizione molto chiara al riguardo, probabilmente ne ho già parlato anche
in precedenti trasmissioni con te. Io ritengo che il salvataggio della Grecia sia stato perlomeno gestito male. Molto drasticamente, probabilmente sarebbe stato meglio farla fallire nel maggio del 2010 quando scoppiò il bubbone, o viceversa sarebbe stato opportuno avere meno flessibilità nella gestione di quelli che erano i commitment da parte del governo greco e delle scadenze per i successivi aiuti. Gli Ora impegni del l'impressione governo greco, sì. sì, esatto. Mia è che adesso la Banca Centrale Europea si trovi a gestire una situazione che in qualche modo la vede vittima e carnefice al contempo, perché da un lato sono già spesi tanti soldi e quindi c'è la paura un po' di buttare via quanto fatto fino ad oggi, dall'altro però c'è un buco che ogni volta spaventa di più, ogni volta richiede nuovi sacrifici, ci sono tensioni sociali notevoli da parte della Grecia, ci sono purtroppo, l'ultimo dato che io ho visto è quello relativo al 31 agosto 2008, delle differenze notevoli tra quelli che sono i risultati effettivamente conseguiti dal governo greco e quello che era il piano concordato per ottenere Quello gli che aiuti doveva dalla essere, Grecia. sì. In tutto questo, Esattamente. Gabriele, l'andamento dell'euro che cosa ci riserverà? Cosa ti aspetti di vedere? Ma io ho una visione molto chiara sull'euro, era quasi anche un augurio fino a qualche settimana fa e finalmente così è stato. Ossia, speravo che uscisse da quel range che in qualche modo aveva contenuto i movimenti tra 1,38 e 30 e 1,46 per la prima parte dell'anno. E speravo che ciò avvenisse decisamente al ribasso. In parte questo è dettato appunto dalle tensioni che ci sono endogene non solo che riguardano non solo la Grecia, ma che sono endogene un po' a tutti i paesi, se vogliamo, periferici o mediterranei dell'area euro. E poi c'è anche un fattore opportunistico che va sfruttato in questo, diciamo, in questa correzione dell'euro, perché l'euro rimane comunque sostenuto, rimane comunque molto forte e rimane nei confronti del dollaro, al di sopra della parità dei poteri d'acquisto, che ricordo essere a 1,18 oggi. E quindi questo vantaggio deriva appunto dalla maggiore competitività che le merci europee hanno oggi rispetto a qualche mese fa. Chiaro che non si trasmette subito in un beneficio nella bilancia dei pagamenti, ma in un momento in cui la ripresa europea è molto debole. E abbiamo le due locomotive, Germania e Francia, che contano principalmente sulle esportazioni. Sicuramente avere un euro più debole, magari anche al di sotto di 1,30, è un beneficio notevole. Moody's ha detto il 4 di ottobre che la zona euro sta affrontando una profonda perdita nella fiducia degli investitori e che i politici della zona non riescono ancora a fermare la crisi dal contagiare altre regioni. La valutazione creditizia sulla capacità dell'Italia è stata ridotta adesso a 5 livelli, al di sotto della tripla A, che viene mantenuta da paesi come la Germania, come l'Austria e come la Svizzera. Ma sì, non hanno né detto né scritto nulla di nuovo. La difficoltà politica penso che sia la difficoltà politica comune a tutti i paesi più sviluppati che oggi si trovano in fase recessiva. Quindi è chiaro che chi ha il governo in questo periodo soffre, ma questo vale sicuramente molto evidente in Europa e ci sono anche dei problemi politici notevoli, basta guardare anche in casa nostra. Ma vale ad esempio anche negli Stati Uniti e vediamo con quale difficoltà e quale pessimismo Obama stia guardando al proprio futuro proprio strettamente politico, no? Non sto parlando di campo economico. Per quello che riguarda il taglio del rating, beh, direi che ormai queste agenzie di rating hanno perso molto del loro carisma. E basta vedere l'esito sui mercati del taglio proprio deciso ieri, che poi si è tradotto in un rimbalzo notevole del mercato azionario. Quindi purtroppo queste agenzie si stanno muovendo spesso con grande ritardo e spesso nel campo dell'ovvio.
considererei due cose. Nessuno, anzi, no, cioè, per dire non tutti, ma nessuno in Europa e tantomeno in America ha un presidente del Consiglio che deve affrontare cinque processi, che riesce sempre più a manapela a tenere insieme la propria maggioranza e che dirige una nazione che ha un debito pubblico superiore al 120% del prodotto interno lordo. Ma Questa è sì, l'ultima guarda, cosa. io qui probabilmente ho visioni politiche differenti dalla tua. Comunque, per quello che riguarda i Io non ho espresso una processi, visione politica, ho espresso la realtà, questa è la realtà, non è no, una lo visione so, però sui politica. processi bisogna anche essere realisti e dire quante assoluzioni poi ha inanellato il Presidente del Consiglio ad oggi, quindi Sì, su abbiamo un Presidente del quello. Consiglio la cui presenza è richiesta in processi su cui potrebbe risultare colpevole, a prescindere che lo possa essere o no, però. Questa è una realtà, voglio dire, questa è un'anomalia italiana che possiamo immaginare non accadrebbe in nessun altro paese del mondo. Non è una visione Beh, politica. non è detto così perché abbiamo visto fior di processi, tipo mi viene in mente per dire l'impeachment Clinton, sappiamo Non quanto di politici che ancora doloroso. occupano il loro posto, non mi sembra che la Sì, cosa sia così. no, attualmente no, però voglio dire, di politici che siano nei guai giudiziari non è una storia così nuova. Poi l'Italia è un paese molto particolare da questo punto di vista e sappiamo benissimo quanto Berlusconi sia una figura ingombrante e quanto la magistratura abbia un certo grado di accanimento. Non fraintendermi, non sto prendendo le parti dell'uno né dell'altro, però diciamo che è una realtà tipicamente italiana questo. Sicuramente quello su cui mi concentrerei, che è la cosa che mi preoccupa, è la mancanza di governance oggi in Italia. Questo mi preoccupa. Io sono molto critico nei confronti di Berlusconi oggi per quello che è assolutamente la farraginosità e la conflittualità che c'è all'interno della maggioranza. Questa è la cosa che mi preoccupa, perché temo che possa in qualche modo rendere più debole e procrastinare nel tempo quella manovra correttiva che invece ci serve come il pane. Senza contare appunto la crescita che non c'è ormai da 10 anni o più anche. In Però ogni... su questo non penso che sia tanto o solo un problema imputabile all'esecutivo. Voglio dire, purtroppo, e qui ho una visione pessimistica a livello globale, i paesi occidentali forse oggi stanno vivendo, oggi, da anni stanno vivendo al di sopra delle proprie possibilità e ci sono delle nuove forze che stanno affacciandosi alla ribalta che in qualche modo ne stanno in qualche modo guidando questo rallentamento economico. Poi si poteva sicuramente far meglio, si potrà far meglio, non voglio con questo Quali fare. forze stanno, a quali forze ti riferisci, Gabriele? Ma ad esempio alla Cina che si è affacciata con delle capacità produttive, con delle capacità di reperimento di manodopera a condizioni sicuramente differenti da quelle dei paesi occidentali, dove ci sono dei gradi di protezione del lavoro, di sindacalizzazione che sono ovviamente portano con sé dei pro in termini di condizioni appunto produttive, ma anche dei contro in termini di maggiori costi, quindi è chiaro che poi si va a competere con aree che hanno delle agevolazioni che poi si trasmettono sul prezzo decisamente alte. Questo è un po' comune a tutta l'area occidentale. Vabbè, acceleriamo adesso sulla sterlina. La sterlina cala oggi, mentre stiamo parlando, in effetti tende a recuperare sul dollaro. L'attesa, anche in questo caso, è per la decisione della banca centrale della zona, in questo caso della Gran Bretagna, dunque della Bank of England. Potrebbe lasciare i tassi invariati allo 0,50% e potrebbe cedere alle numerose richieste di aumentare la potenza del proprio programma di acquisto di obbligazioni statali, il cosiddetto quantitative easing. Al momento la Banca Centrale Britannica è l'unica al mondo che appunto mantiene questa politica monetaria estremamente permissiva, estremamente allargata, appunto, in cui fornisce contanti al settore bancario, che dovrebbe poi appunto spanderlo nella società attraverso prestiti a aziende e a persone. Questo è tutto, cosa ci aspettiamo dalla sterlina? La sterlina è nettamente in difficoltà, oggi sta provando a tenere questo supporto di 1,54, se fosse rotto si apre al di sotto un baratro notevole, perché come giustamente si vede dal grafico, sono anche questi praticamente i minimi del mese di gennaio di quest'anno.
e al di sotto di quello si andrebbe prepotentemente verso quota 1,48. Quindi livelli molto importanti, grande attenzione alla decisione della Bank of England. E passiamo anche attraverso lo yen giapponese, si muove verso lato dello 0,2%, siamo comunque a 76,66 yen per dollaro, perlomeno intorno a questo valore, capire. Sì, il dollaro yen è uno dei cambi meno interessanti, se vogliamo, come si vede anche benissimo dal grafico nell'ultimo trimestre. Da un lato ci sono pressioni al rialzo sullo yen, quale moneta rifugio, dall'altro c'è la paura di interventi significativi da parte della Bank of Japan, che ha mostrato la sua intolleranza per questi livelli così alti, se li guardiamo su un piano storico. Ricordiamoci che siamo pressoché schiacciati sui minimi storici del dollaro nei confronti dello yen, e quindi c'è questa sorta di stallo, incapacità del mercato di invertire il trend pluriennale che ha portato lo yen a rafforzarsi così tanto, e dall'altro lato anche un'estrema paura nell'approfondire oltre, perché gli interventi della Bank of Japan sembrano veramente dietro l'angolo. Benissimo, allora Gabriele Vedani, direttore generale Italia di FXCM Forex Capital Markets, in collegamento internet da Legnano. Grazie Luciano, a Grazie presto. Gabriele, arrivederci. Ups, arrivederci.